Buonasera, buon samurai a tutti, anzi, buon tampone a tutti. La frase del giorno: puoi comperare una spada di samurai, ma non puoi comperare un cuore da samurai. Meditiamo su questo concetto, perché è importante. Essere samurai vuol dire comportarsi bene, discorso di onestà, discorso di equilibrio, di volontà e di principi. Siamo capaci veramente di fare i samurai? Una domanda che dobbiamo porci. Siamo alla nostra 13ª puntata in Rosso Regione, un covicolo fatto dai politici di poca fantasia, per non dire nessuna fantasia. E soprattutto hanno iniziato una pretola di questo tricolore di polemiche. I miei saluti di benvenuto su Well Television, sui vari social, il canale 231 nazionale, e vi ricordo che noi andiamo in replica sabato alle ore 14, ma soprattutto vi ricordo che il lunedì la Bushido Palestre presenta una sua trasmissione molto legata al concetto di Samurai Channel. Una bella trasmissione interessante, che copre tutta l'attività del dojo, dei dojo della Bushido Palestra. Entrambe sono sostenute, la nostra trasmissione e Bushido Palestre sono sostenute da Lia Salvetti, che è il presidente della Bushido Palestre, e Luciano Rocca. Questa sera non sono con noi per motivi di lavoro. Qualcuno deve pur lavorare, anche se le palestre sono state chiuse, anche se la voce di tutti i gestori delle palestre è stata solamente una verso Roma. Chiediamo solo di lavorare. Chiediamo solo di lavorare. Eppure, tanto per cambiare, in 7 giorni che ci hanno dato, neanche gli 8 giorni che si dà una volta alle cameriere, hanno pensato dopo le imprese, dopo che tutti si sono dati da fare per spendere per la sanificazione, chiudere. Quando si riaprirà, questo è un dilemma e non abbiamo cercato altre scusanti di voce. In regia abbiamo il nostro caronte Daniele Scala, sempre preoccupato per via dei microfoni, eccetera, che qualche volta non funzionano. E con voi il sottoscritto GSB detto Spartocan. Perché Spartocan? Anni fa, mentre quando insegnavo allo Sporting Club di Milano 2, durante il corso del mio karate jitsu, un bambino, avevo avuto 7, 6, 7 anni, 8 anni, mi si avvicina e dice: lei come si chiama? Io, ridendo e scherzando, Spartocan. La cosa pensavo che fosse finita così. No, a maggio, durante il saggio di chiusura, i bambini entrano nel dojo, mi vedono un grande cartello: benvenuto Spartocan. E da allora il corso si chiamava Corso Spartocan. Ecco, quindi per farla breve la cosa. Questa sera parliamo di judo e in parallelo i nostri atleti, 14, sono a Praga per i campionati europei. Non so perché eccoli i nostri atleti. Qualcuno è già fuori gara, qualcuno è in finale per il primo o secondo posto. Non è il problema dei risultati. Mi sono posto un problema invece. Come mai Luigi abbia tanto insistito per fare questo campionato in un momento in cui nei paesi balcanici, oltre che da noi, il virus è così alto, con mille problematiche? Meno male che è stato annullato il campionato europeo Under 18, perché sarebbe stato difficile poter spiegare a dei genitori il perché i loro figli sono andati in gara all'estero e sono tornati con il virus. È una domanda che bisogna riflettere. Se fosse una competizione importante per il passaggio per Tokyo 2021,
non si discute. Il Dream Olimpico batte tutti e va su tutto. Però bisogna fare attenzione, perché il coronavirus ci ha messo tutta l'Europa e tutto il mondo in crisi. E noi ci giochiamo sulla validità dei nostri atleti. Diciamo che è un pensiero, sicuramente i fautori dell'agonismo spregiudicato diranno che sto sbagliando e che è giusto che tutti facciano le loro prove, perché sono gli atleti nazionali e devono gareggiare per sentirsi in forma. Sono due principi diversi. Io non ritengo che il judo sia agonistico e basta, anzi, ritengo che il judo sia il judo educazione. Ecco perché questa serata sarà una serata dedicata al judo bambini. I nostri ospiti, abbiamo il maestro Franco Cappelletti, ormai è un po' di casa Franco Cappelletti qua, e lui è bresciano, quindi non è la sua televisione, ma più o meno, diciamo così, se ne è appropriato. Decimo Dan, della International Judo Federation, Charman, della Commissione Judo Kata, e proprio in questi giorni, esattamente oggi, abbiamo mandato alla headquarter dell'IGF la presentazione del Kodomo Kata, il kata dei bambini, fatto dal Kodokan di Tokyo, nonché dalla Federazione Francese. Ma Franco Cappella ci spiegherà tutto. Abbiamo con noi un giovane maestro che ha dedicato una parte della sua vita e della sua conoscenza del judo ai bambini, il maestro Moreno Ragusa. Poi lo presenteremo in un modo più adeguato, eccetera, eccetera. Siamo alle prime battute. L'ultima volta, giovedì scorso, il tempo non è stato galantuomo. La nostra ora, un'ora sembra tanta, sembra lunga, purtroppo era volata e abbiamo dovuto tagliare una parte del video intervista fatto a Bologna del maestro Baleotti, Bruno Baleotti. Bruno Baleotti veniva dal judo, a 18 anni inizia a praticare judo, vincendo il campionato nazionale cinture gialle. Nel 66 diventa cintura nera di judo. Fatto strano, conosce il maestro Hiroshi Shirai e decide di passare al karate. Per lui il karate è stata una cosa importante. Baleotti è, diciamo, un piccolo grande uomo, fisico potentissimo, una volontà ferrea, ha fatto della sua vita di tutto, l'arrampicata, eccetera, ha fatto di tutto. E soprattutto è rimasto fedele ai principi, sia del judo, del karate e dell'aikido. Nonostante si sia prodigato per negli ultimi 30 anni a praticare lo yoga. Quindi un personaggio veramente unico nel suo genere. La sua vita è cambiata al momento che, grazie al maestro Shirai, ha conosciuto Taiji Kase, grande maestro giapponese che vive in Francia, e lo ha seguito finché ha potuto ed era, diciamo così, la sua anima, era a disposizione del maestro Kase per qualsiasi evenienza. Nell'85 diventa cinturone nera sesto dan e quindi nel passato di tempo. Bene, vediamo questo video di Baleotti e poi ci dedicheremo completamente al discorso judo. Andiamo con Baleotti. Ma una cosa importante, vorrei dimenticare. Domani, giorno 20, compierà gli anni il maestro Dino Piccinni. 100 anni. Attenzione, 100 anni. Dino Piccinni è, diciamo, la storia del karate, si potrebbe dire, parte da lui e parte da Malatesti,
toscani entrambi, come diceva la parte, maledetti toscani, no? 100 anni di gloria, facciamogli gli auguri e facciamogli un bel applauso qui tutti. Non arriveremo, no, io non arriverò ai 100 anni, per vostra fortuna, perché dovremmo arrivare almeno a aver fatto 2000 trasmissioni, mi sembrano un po' troppe. Va bene, andiamo con il video, grazie. Il tuo nome, Bruno Baleotti, è legato all'altro Bruno, De Michelis, il famoso diciamo, samurai di San Marco, no? Come lo chiamavamo, così via. No? De Michelis, per chi non sapesse, già allora era sui 100 kg, aveva un 56 di piede più o meno, addirittura non trovava le scarpe, veniva a Milano in treno con le ciabatte, esatto. Giusto? Ecco, e chiaramente tu Bruno sei, diciamo, l'idea del piccolo che batte il grande, Davide Golia come concetto, più o meno. Sì, mettiamola così, gli occidentali possono pensare così. Sì. È successo perché molto probabilmente lui non riteneva assolutamente pericoloso Don Marino Piccolo. Sì. E invece è successo. Allora. Racconta il fatto perché lo conosco, diciamo, eccetera, però detto da te ha un altro tipo di senso, importante. Sì. Naturalmente siamo come fratelli, perché la vecchia generazione del karate si considerano tutti fratelli, come Fernando e Beppe e me, siamo molto uniti. E quando venne Bruno De Michelis, era di un'altra federazione e naturalmente era un atleta, era grande, aveva forza e aveva anche tecnica. Allora lui credeva di spaziare dappertutto, cioè vincere. Era normale come concetto. Sì, era normalissimo. Allora, naturalmente, quando ci siamo incontrati assieme, lui entrava mai ieri, tu paravi, poi lui ti colpiva col pugno, ma non si fermava. Dai una volta, dai due, allora ho cominciato a fare così anch'io. E io ho parato un suo calcio, gli sono andato sotto, gli ho dato un pugno qui nel viso che io volevo prendere qua poi, e gli ho rotto il naso. Il famoso controllo dell'ora, sì. Il controllo dell'ora, quando si dice oggi mi è andata bene, cioè sono un occhio nero, sì, ecco. E allora si è rotto, diceva, e infatti il naso si era spostato. E allora è andato in ospedale, noi ci preparavamo per fare il campionato europeo e naturalmente lui era molto arrabbiato perché l'avrebbe comunque non fatto in quelle condizioni lì. E allora mentre andava fuori, che si era vestito, mi ti aspetto fuori per dargli un sacco di botte. Io gli ho detto, non vedo l'ora, perché così ci mettiamo d'accordo. Chiudiamo il problema. Finito, noi abbiamo continuato a fare l'allenamento. E lui ritornò naturalmente con tutto il naso, con gli stantuffi su per le narici e si è messo lì a guardare la lezione. Alla fine della lezione mi disse, Mito, guarda bene, ti una volta ti rialzo 2 metri e largo altri 2 metri. La forza della natura t'ha compresso. Ma la forza dentro di te è rimasta. E naturalmente siamo diventati fratelli, amici, anche per la pelle, perché eravamo disposti anche a morire l'uno per l'altro. Questo lo dico e sono sicuro che così è anche per gli altri.
quindi, diciamo, era un periodo eccezionale. Sì. Ricordo il grande incontro che aveva fatto Bruno De Michelis a Tokyo ai mondiali contro Tanaka, che hanno cambiato il regolamento per non farlo vincere, quindi così, cioè hanno fatto di tutto, certo, perché dovevano perdere, non c'erano alternative, un gagino, un barbaro non poteva vincere, e quindi era chiaro che hanno inventato tutto. Esatto. Mi stavi facendo, parlando di arrampicata, mi hai messo così l'idea, cosa ti è successo? Dunque, quando sono diventato istruttore del CAI, avevo un amico che mi disse: perché non andiamo a fare, per vedere le nostre capacità, la marmolata, 3300 e passa metri. La via su non è molto difficile, anche se va su. Però ti rendi conto di quello che tu hai imparato. Allora, abbiamo deciso, siamo andati, abbiamo dormito nel rifugio inferiore e poi la mattina siamo partiti. Eravamo in due, si chiama Tommaso, credo che sia ancora vivo quel mio compagno. E naturalmente, man mano che andavamo su, c'era bella giornata, il sole, tutto, e eravamo felicissimi perché il panorama era stupendo. Però man mano che passava il tempo è venuta una tempesta. Le tempeste a 3000 metri e neve e ghiaccio. E allora, dei passaggi di secondo e terzo grado che le puoi fare, tutti le fanno, ma diventavano talmente scivolosi, non c'erano più né appoggi né appigli. E quindi andar su diventava tremendo. Pensa ai passaggi di quarto e quinto grado in quelle condizioni lì. Io ero molto bravo a arrampicare, non voglio dire bravo, insomma ero deciso. Quindi Tommaso ha detto: vai su tu, ed era attaccata alla corda, che io tengo i due zaini, che non c'era niente dentro, perché la giornata era bella, però in montagna bisogna sempre stare attenti. Allora io decido e parto e faccio tutti i passaggi più difficili. Poi dovevo tirare su Tommaso e la corda si era ghiacciata, cioè scivolava. Più che scivolava, non si piegava. Cioè dovevi piegarla perché si era bagnata, poi il gelo che diventava sempre più forte, la corda veniva su piegata in un modo non buono, insomma. Però alla fine sono arrivato su in cima, che c'era la croce. Prima di arrivare in cima alla croce, la stanchezza e anche il dolore, perché io non sentivo più le mani, non sentivo più, poi i vestiti erano totalmente bagnati. Ho detto: ma perché stiamo qui a diventare matti? Se uno si lascia andare, va giù un attimo ed è morto. È la cosa migliore. Poi subito mi è venuto in mente, ma io vengo dal karate, io nel karate ho passato delle prove, e questa qui è una prova da vivere. Quindi il karate mi ha salvato la vita, perché lì molti, quando tu vedi che non c'è la difficoltà, si lasciano andare, si lascia andare, è finita. E invece sono arrivato su, ho abbracciato la croce, e poi abbiamo trovato il rifugio, che non è un rifugio, era un bivacco, e ci siamo, perché non c'erano coperte, c'erano i letti, ci siamo coperti con gli altri materassi, perché erano nudi, perché io mi sono salati, congelato le mani, che ci ho messo 5 anni per riprendere il movimento completo. E poi tutto il resto. E lì il karate gli ha dato un bel aiuto. Quindi io e Balzarro siamo stati chiamati da Sciarai in agosto. Beppe non poteva perché lavorava e non gli erano state date le feste, perché era in agosto, mi sembra. Allora Sciarai ci chiamò, il maestro Sciarai ci chiamò e disse: siete disposti a venire una settimana qui
c'è il maestro Case che noi si alleniamo e ci allenate, vi allenate con noi, contentissimi perché va bene, erano poi 5 giorni. Primo giorno ci siamo messi in circolo, 1000 anni che già costruiti, 1000 sotto che già costruiti, 1000 che dambarai già costruiti, 1000 calci destra e 1000 calci sinistra. Lì la prima mattina, che è di 3 ore, era passata. Poi facevamo 2 ore al pomeriggio. Al pomeriggio queste 2 ore erano icono katà. Che oggi quando le parli con quel conto ti guardano e dici cos'è questa cosa qui? Katà si fa solamente di fronte e a sinistra, neanche a destra. E lì io e Nando sbagliavamo sempre. Saltini per ricordarci che non andava bene quello che avevi fatto. Allora, il primo giorno le piante dei piedi si erano totalmente spelate. Io e Nando in albergo, quando avevamo finito, dopo aver mangiato, eravamo già a letto con i piedi lassù, e dicevamo, ma domani cosa facciamo? Allora si dice, ah, non ci andiamo, ma poi sai che si fa. Allora, lì tutto quello che avevamo fatto, 1000 e 1000, lo si faceva in coppie, in movimento. A cucchè, pugno, insomma, tutte quelle cose lì. E le piante dei piedi hanno cominciato a sanguinare, ma non quel sanguino di così. Era talmente forte questo sanguinamento che la paletta era tutta sanguinata. Casi da un pugno stissionato, così anche girato. E lì il maestro a casa disse, stop, qui è troppo. E allora il secondo giorno è finito. Il terzo giorno siamo stati fortunati, perché? Perché venne Ottaggio, Parisi, Falsoni e quindi... C'era un po' più di gente e quindi la cosa si era allargata e non avevi più o case o Shirai e basta. Tu ero forte. Quindi anche quella moda del karate ti ha insegnato a superare. Quindi, tu vuoi dire che, come dicono anche i giapponesi, cioè, la sofferenza migliora lo spirito. Quindi in un momento come questo, no, dove c'è sofferenza, noi dobbiamo sempre pensare al nostro spirito, fare fronte. Quindi diciamo il tuo messaggio, Bruno, è tornate a fare il karate come si faceva una volta, tornate a fare l'arte marziale come si faceva una volta, giusto? E fatene un qualcosa per voi, non per gli altri. Sì, certo. Migliorate per voi stessi, per la vostra mente, con la quale dovete raggiungere gli obiettivi. Allora, io cito sempre Buddha, perché Buddha ha sempre detto, quando voi soffrite, cercate di fuggire con le droghe, come ho detto prima, ma invece bisogna entrare nella sofferenza, perché? Perché quando tu entri nella sofferenza, vivi momento per momento. E questo è molto importante, perché metà della tua vita non la vivi. Cioè, Buddha ha sempre detto, essere consapevoli del momento in cui voi agite. Non andate a cercare un altro pensiero, perché in quel momento lì state male. Entrate nel dolore e imparate. E questa è la via, quindi... Penso che più o meno ci siamo, ma diciamo, sull'intendimento di Buddha, ma non sarà facile capirlo, perché noi siamo degli occidentali barbari, non dimentichiamo mai questo. Sì, sì. Quindi quando noi diciamo le grandi culture, no? Noi l'abbiamo dimenticata, la vecchia cultura romana e latina, decisamente.
Quindi siamo alla fine della nostra giornata. Non so se Buddha leggeva Samurai, non credo, no? Chissà. Perché chissà, magari ci pensa lassù, no? Un attimo. Buon Samurai a tutti, grazie Bruno Valiotti per la bella chiacchierata che sicuramente farà bene ai giovani, questi giovani che pensano di sapere fare tutto con la loro cintura bianca rossa, giusto? Tra l'altro, no? Tra l'altro, e soprattutto grazie per la pazienza, per averci ascoltato. Ti ringrazio. Io ti ringrazio perché è stato molto bello, mi è piaciuto. Grazie. Eccoci di nuovo in trasmissione. Tema del giorno, abbiamo detto, veniamo giù da bambini. Per anzianità, per grado, il grado fa la storia, la parola al maestro Franco Cappelletti, sicuramente. Cito uno dei suoi libri, Il primo judo, che è lì sul tavolo. Franco, farlo vedere ai nostri telespettatori. È stato fatto negli anni 90, è stato fatto nel 2002. È un modo nuovo di praticare il judo e di insegnare il judo per i bambini, con la palla, con il cerchio. Non vi sto a raccontare le critiche dei vari Jigoro Kan italiani, che sono tantissimi, no? Perché siamo un paese di esportatori di Jigoro Kan, no? Furono terribili, ma ebbe ragione Franco. Adesso il maestro Ragosa, ecco, ho detto giusto? Sì, questa volta assolutamente sì. Questa volta ho detto giusto, bene. Poni la prima domanda al maestro Cappelletti. Partendo dal presupposto che sicuramente posso, maestro, non è semplice, no? Essere di fianco a una persona, un uomo che nell'ambito del judo ha toccato le tappe più importanti. E questo libro ne è la testimonianza, perché è stato precursore di un lavoro della didattica per i bambini, dove io che me ne sono occupato, si può dire, da sempre come insegnante tecnico, fra i vari settori e le varie specialità, devo dire che è stato precursore con questo tipo di lavoro, utilizzato poi da centinaia e centinaia di maestri. L'utilizzo della palla, l'utilizzo del cerchio, parlando di judo psicomotricità con i bambini, entrando nello specifico. Il suo pensiero, la domanda è mirata, il suo pensiero riguardo ai tanti settori della nostra disciplina, a quella che qualcuno interpretava come la grammatica, no? il judokata, rivolto alle fasce più giovani. Qual è il suo pensiero in merito, maestro? Bisogna partire dal presupposto, io non sono né Gesù Cristo né Jigoro Kan. Sono anche contento perché sono ancora vivo, loro sono già morti tutti e due, quindi è già... Però voglio dire questo, il kata è la, io l'ho sempre chiamato, come l'hanno chiamato tanti, la grammatica del judo. Difatti la grammatica dove si fa? Si fa alle elementari, non si fa all'università. Si fa alle elementari, poi si passa alle scuole medie, poi alle medie superiori, poi all'università. A cosa serve la grammatica? Serve per portare a conoscenza delle consonanti e delle parole, per poi arrivare dalle consonanti e delle vocali, per poi creare delle parole che poi creeranno un pensiero, poi si arriverà addirittura a sviluppare i temi e tutto il resto. Quindi il kata è giustamente una cosa che riguarda di più i bambini, però lei sa benissimo che hanno sempre detto che insegnare i bambini è facile. Io aggiungerei che insegnare i bambini è la parte più facile e più difficile, perché renderli contenti e felici, basta fargli vedere ogni giorno una tecnica, loro
bene, perché il bambino non ama la ripetizione, vuole arrivare subito alla conclusione, quindi basta fargli una tecnica, sì, vabbè, lo rendi felice, ma non lo aiuti a crescere, non lo aiuti nella coordinazione dei movimenti che i bambini di oggi non hanno più, perché non hanno più spazi a disposizione. Noi una volta ci si arrampicava sugli alberi, si andava fuori, c'erano i cortili a disposizione, quindi il bambino aveva una coordinazione di movimenti istintiva, perché superava le situazioni improvvise che gli succedevano. Quindi insegnare i bambini di adesso è molto più difficile. È molto più difficile perché i bambini stessi forse sono diversi, diversi, sono anche più complessi. Poi, tenga presente una cosa, che con la televisione, lo smartphone, quelle cose lì, i bambini arrivano subito alla conclusione. Una tecnica la vedono subito, basta, la vogliono fare subito, senza imparare tutto quello che lo aiuta ad apprendere bene questa tecnica, ma in che modo apprenderla? Non solo come esecuzione, ma come che lo aiuta a sviluppare il fisico e a sviluppare la GKQA, cioè insieme per migliorare. Ecco. Scusa maestro Cappelletti se ti interrompo. Parlavamo del Colombo canale dei bambini e abbiamo in questi giorni hai dato il via alla promozione dell'iniziativa del Kodokan di Tokyo del presidente Uemura con il kata dei bambini, il Kodokan Monokata, e anche per quello francese. Però tu hai dai un'idea, una tua interpretazione che non è ancora finita di sviluppare. La vogliamo vedere prima nel video? Però bisogna spiegare bene una cosa. Quello che il kata dei francesi e il kata dei giapponesi, il kata e il kata dei francesi, tu hai detto prima che io quando ho scritto il libro ho avuto un sacco di critiche dei Jigorokan. Loro sarà la stessa cosa. Perché loro hanno fatto qualcosa per facilitare, qualcosa che i bambini devono apprendere dal kata per poi riuscire a superare quando andranno alle medie, quando andranno alle medie superiori e quando andranno all'università. E quindi vogliamo vedere il lavoro che hai fatto preparare per la tua interpretazione futura del Kodomo no Kata. Non hai voluto usare i bambini, perché è difficile. No, è perché questo qui non è come quello che hanno spiegato i francesi e i giapponesi, che hanno dato le basi ai bambini. Qui è come usare le basi che hanno imparato dai due kata giapponesi per usare le tecniche. Il concetto di questo, se chi ha fatto judo si accorgerà, che non è come nei kata, goshi waza, ashi waza, te waza, non è per gruppi di sistema, delle proiezioni che si fanno, ma partono tutto dal contatto che avviene una sola anca con tutte e due le anche, contatto con i piedi. Vedete che Itaguruma io l'ho collocato insieme al gruppo dei Goshi Waza, ma hanno in comune tutto il contatto che avviene in un solo punto. Mentre nei primi due è con le anche, il primo è un'anca solo, il secondo sono tutte e due le anche. Ecco, Taiotoshi, anche qui è un solo contatto, però cambia il concetto
di rotazione, cioè viene in avanti, trova ecco, e da quello dopo lo sbarramento, quindi è chiaro, lo sbarramento che... quello viene. Maestro Ragusa, cosa ne pensi? Assolutamente, come diceva il maestro Cappelletti, mentre si parlava di didattica per i bambini, per i più giovani, facevamo notare che forse oggi è più complesso, ma lo è anche sempre stato. Io ricordo da ragazzo quando dicevano che presso il Kodokan di Tokyo i bambini non venivano seguiti dalla cintura nera più giovane, ma venivano seguiti dal maestro più esperto, dal maestro più esperto non solo in termini di tecnica, di bagaglio tecnico, culturale, ma anche in termini di saggezza. Dicevamo dei ragazzi che, dei bambini che assolutamente stanno cambiando, là dove fra le caratteristiche di un insegnante, come diceva giustamente il maestro Franco Cappelletti, non ci può essere solamente la capacità di intrattenere, ma bisogna costruire un vero lavoro di crescita, anche perché abbiamo la fortuna di trattare una disciplina che non è solamente una disciplina marziale, non è solamente uno sport come tutti sanno, ma è una vera condotta di vita. Il maestro Cappelletti citava prima Jita Kyohei, in un momento dove tutto si allontana, una disciplina sportiva così ricca come la nostra, dove ha bisogno del contatto, dell'avvicinamento, dell'accettazione dell'altro, dell'accettazione delle regole, del rispetto dell'altro, dove tutto è contenuto nella semplice ma intensa ritualità del saluto. C'è tutto, c'è la capacità di attenzione che voglio dare per il mio compagno, seppur bambino, di gioco, ma di impegno nel gioco, e quindi anche in un argomento così corposo come può essere quella che il maestro Cappelletti descriveva come la grammatica, e nella formulazione di una frase, di un pensiero futuro, l'importanza che questa grammatica sia trasmessa con una didattica adeguata, ma nel migliore dei modi, per creare delle basi solide nel nostro atleta, ma anche nel nostro futuro essere umano, nel nostro futuro uomo. Infatti, se si guarda il kata del Kodokan, il kata del francese, tutto sulla i concetti fondamentali, quelli del rispetto, i giapponesi parlano addirittura mettere le ciabatte, come Reino fare Kokoro. Il saluto. Ecco, l'altro che ho fatto io, l'ho fatto in quel modo lì, perché loro avevano già sviluppato bene questa parte, però il bambino ha bisogno dopo di arrivare più, siccome vuole arrivare subito alla conclusione. Ecco, allora... Più che mai i bambini di oggi. Ecco, e allora ho preso quel discorso lì del contatto, perché è stato benissimo che Jigoro Kano ha insegnato le tecniche, e le tecniche sono, le ha codificate, sono Kujutsu, Tsukuri e Kake. Nel kata non è più Kujutsu, Tsukuri e Kake, ma è l'azione tecnica, che significa dalla presa, lo spostamento, la ricerca dell'opportunità, il contatto, che noi trascuriamo invece, che è la parte più difficile in questo senso, perché tu devi percorrere uno spazio e andare a contatto di uke. E lì in quel momento sei vulnerabile al gaeshi. Quindi il kujutsu deve essere stato fatto bene, la scelta del tempo fatta bene. Ecco perché nel kata Jigoro Kano ha praticamente messo l'azione tecnica. Perché nella ricerca del contatto è più che mai fondamentale, esatto, mantenere il proprio equilibrio, esatto, stabile, altrimenti, esatto, verrebbe meno perché la nostra disciplina. Il contatto, maestro, bisogna fare, percorrere uno spazio nel minor tempo possibile, nella maniera più veloce possibile, per non prendere il contraccolpo.
Maestro Ragosa, giusto questo, Ragosa, attenzione, Morino Ragosa, ecco, perché, dato che ormai si è entrato nel tema della nostra giornata di trasmissione, parlaci un po' di te, come mai sei tenuto l'idea di praticare judo, di insegnare judo ai bambini e non di insegnare judo agonistico, eccetera, eccetera, perché bisogna avere delle aspirazioni. Io credo... Io come dico sempre ai miei ragazzi, io credo sempre di essere, ai miei bambini, di essere stato fortunato nel non essere stato un campione. Io inizio a praticare judo come molti bambini che vengono trascinati dall'amichetto. Nel 74 ero già fortunato perché nel mio quartiere c'era un dojo molto importante, dei maestri Michiro e Takeru Kuriara. Io inizio ad affacciarmi al judo con, quindi la mia già più grande fortuna, con un maestro giapponese che è depositario chiaramente di antiche tradizioni e di valori molto vicini alla disciplina dove è stata fondata. Ecco, in questa immagine si vede alla mia sinistra c'è il maestro Takeru, più grande del maestro Michiro. Io inizialmente vengo seguito dal maestro Michiro Kuriara, poi lui dopo circa 6-7 anni ritorna in Giappone e io rimango sotto la guida del maestro Takeru. Arrivo negli anni 80, dove capisco che, parlavamo prima di bambini, di ragazzi che vogliono in qualche modo arrivare, capisco che ho bisogno anche di, sento la necessità in quella giovinezza di scoprire anche situazioni nuove. E vengo seguito da un ex allievo del maestro Kuriara, come tanti, da quello che è diventata una persona per me di riferimento, oltre che il primo maestro Kuriara, il maestro Roberto Ghetti. Alla Yamato Milano, Ghetti che è stato, diciamo, ha seguito il libro del Franco, di Franco. Dicevo, un punto di riferimento importante perché il maestro Ghetti, che ovviamente non posso nascondermi dietro un dito, è un maestro, è un punto di riferimento, tant'è che è maestro sulla materassina, ma per me rimane maestro sulla materassina, sul dojo, ma fuori è Roberto Ghetti. Quindi questa è una cosa molto, molto importante, ne parlavamo prima nella pubblicità. Arrivo da lui nell'81 e nell'82 vinco l'unica cosa che c'è di importante, la medaglia del campionato di categoria juniores, che mi consente di prendere la cintura nera. Quella è stata l'unica medaglia agonistica importante che io ho, come dire, ho conquistato, perché è stata proprio una svolta, perché da lì ho capito già in palestra alla Yamato quello che aveva più volontà aiutava sul tatami e aiutava il maestro per imparare anche riguardo alla didattica. Quindi noi fresche cinture nere o ancora quando eravamo cinture marrone aiutavamo il nostro maestro, magari anche nelle cose più banali, nell'allacciare la cintura dei bambini. Però la cosa più importante di quel periodo era osservare un insegnamento diverso, un insegnamento che non era più mirato a me come agonista, ma era rivolto ad una fascia totalmente diversa, quella dei bambini. E da lì iniziavo già a capire che la mia strada sarebbe andata in un'altra direzione. Scusa Moreno, abbiamo portato qualche video? No. Credo che può essere che ci sia qualche trailer di qualche immagine per... Sentiamo Caronte cosa ci dice, c'è qualche cosa di video? Qualche foto sicuramente del dojo mentre faccio... questo è un...
un video, questo è un video che avevo fatto dove non parlo nello specifico dei bambini, ma è un viaggio a 360 gradi. Ecco, qui si vedono i bambini nella loro interezza durante l'apprendimento della pratica. Dicevo che per me è stato da sempre, mi hai chiesto Spartaco, vedi che infatti sono sempre insieme a me, in questo caso dietro di me, ma solamente per un'immagine scenografica, però ho sempre ritenuto nelle mie corde e ho ritenuto un settore. Perché più che mai importante. Diciamo. Dicevamo che se sono le basi, sono le basi, se domani questo bambino diventa, o bambino, bambina, diventerà un atleta, ma abbiamo detto prima l'importanza che diventi un essere umano migliore. Forse questo è nel pensiero stesso di Cano quando diceva in amicizia e mutua prosperità, ma anche col miglior impiego delle energie. Non è tanto importante se diventerà un campione, ma sicuramente se diventerà una persona migliore attraverso il E nostro su judo. questo devo dirti grazie perché hai fatto un lavoro egregio con mia figlia Nadia, la mia terza figlia, no, mia seconda figlia, sto sbagliando. Quando È una, una quando una, dinastia di femmine. esattamente, Comunque, esattamente. Quindi, io comunque è chiaro. un Comunque, ringraziamento di famiglia, eccetera, perché hai fatto veramente un grande lavoro. Franco, cosa dici io a tal voglio fare senso? anche un ringraziamento a lui, se ti permetti. A parte che averti rincontrato, adesso ti ridò del tu perché mi hai fatto passare, ricordare i tempi belli quando ero giovane così. Ma soprattutto ti stavo ascoltando, tu hai dato nell'arco che parlavi due passaggi importanti. Il primo quando hai detto che in Giappone, quindi fa parte di come era la mentalità vecchia, no? Che in Giappone al Kodokan ai bambini mettevano l'insegnante più anziano, più esperto. Quindi vedi che Tutto torna, come si hai suol già dire. capito. Poi, soprattutto, tu hai detto, non ti sei reso conto, sì, tu ne hai parlato così con una Col forma di cuore. rammarico quasi, ma neanche, perché poi sei contento perché hai fatto delle cose belle con i tuoi ragazzi, che non sei diventato un grande campione. Probabilmente hai cominciato tardi, hai cominciato, non hai avuto le possibilità che hanno avuto altri. Però questo non è uno scompenso, è che tu adesso avrai lavorato alla funzione di far crescere bene i tuoi allievi perché potessero arrivare dove non ce l'hai fatta tu. Terzo Quando io sottolineo. Ah, scusi. è l'ultimo che ti vedo, tu. Il terzo punto è che dopo la pandemia gli insegnanti devono cambiare. Tu hai detto che tuo maestro è stato maestro sul tatami e è maestro di vita. La pandemia queste cose le spazza via. L'abilità che Pandemia. deve avere un insegnante è quella che ti ho visto in te, questo sì, è la capacità di motivare l'allievo a studiare il judo. Questa è una dote con un maestro dopo la pandemia dovrà Proprio sul discorso pandemia. senz'altro avere. Cosa hai Comunque fatto? ricordati una cosa, l'unica cosa, dopo non parlo più, tu mi hai Frenare Maestro fatto, Cappelletti è no, difficile. perché È anche parlare irriverente, mi viene da sì, dire, frenarlo. con lui, perché Grazie. così è anche, mi piace, mi sono fatto ritornare, mi hai fatto rivedere quello Beh, che ho era fatto. l'88 E era l'88 quando quando ero quello che appena ho entrato in Fiamme fatto Oro a Brescia e mi sono è appoggiato da lei, vero, dove quando dico per maestri, per me sono stati un po' tutti, ho avuto anche l'onore di avere, anche se per soli 6 mesi, ecco di avere un la fotografia con la maestro. firma, eccola. Mi ricordo, questa la Comunque, tenevo nel mio una ufficio. cosa, tu mi hai dimostrato che la teoria che io stavo portando avanti su come deve essere l'insegnamento nell'arco della vita di un insegnante. Tu mi hai dimostrato che quello che pensavo è vero. Di questo è stato un Ma sono piacere rivederti. io Ti dico dov'è sì. la cosa. Quando
quando tu insegni nella prima parte dell'insegnamento, tu devi fare in modo, devi lavorare per il tuo ragazzo perché il ragazzo apprenda facilmente e che non abbia, lo aiuti a crescere. E devi insegnare, è un giovane questo. Poi la seconda parte la devi fare da padre. Il padre, e tu me l'hai provato a dimostrare, un padre cosa fa? Con i figli, quando si insegna a un figlio, il padre vorrebbe che il figlio ce la facesse arrivare dove non ce l'ha fatta l'uso, non se ne circostanze. Poi la parte più importante, quella che tu hai detto, quelli più anziani e più esperti, è quando tu la terza parte la devi affrontare come nonno. Perché il nonno, quando guarda i suoi nipoti, non gli interessa più che siano solo bravi, che siano campioni, tiene presente quello, il fatto di seguire i suoi nipoti, i suoi nipoti lo aiutano a continuare a vivere. È quello che hai detto tu quando hai visto la foto, che tu hai fatto la foto davanti a loro. Lei ha parlato di pandemia, maestro, lei ha parlato di pandemia? Pandemia. E diciamo che l'ultima domanda, perché il tempo non è galantuomo con noi, cosa hai fatto durante la pandemia? Perché i bambini chiaramente... Io credo che ho fatto quello che è stato forse la sintesi del mio percorso come allievo, dove abbiamo parlato di tanti maestri che hanno contribuito alla mia formazione. Ho fatto che ci indica la nostra federazione. È arrivato prima Curiara o è arrivato prima... No, assolutamente, Curiara, poi sono andato con il maestro Ghetti, poi sono arrivato nel Fiamme Oro, quindi con il maestro Ciampi, ma per me è stato un maestro anche il mio compagno, la mia cintura nera che mi ha insegnato a tirare Senaghe. Per risponderti celermente, ho fatto quello che la federazione dice: un insegnante, un tecnico deve stare accanto al proprio allievo, non solamente sotto il profilo tecnico, ma sotto il profilo psicologico. E più che mai in questo momento così trasversale c'è bisogno della nostra presenza. Quindi abbiamo fatto judo a distanza. Guarda, ma hai fatto, scusa, ma un minuto. Attenzione, che abbiamo solo un minuto. Solo parlare con te, stare qui tutta la notte e il giorno. Guarda, tu hai detto due cose. Il bambino, l'allievo lo devi seguire, Franco, per aiutarlo. Franco, attenzione, che siamo in chiusura. Solo una cosa. Siamo in chiusura. Che il maestro serve quando l'allievo perde, non quando l'allievo vince. Detto da lei, ha un valore assolutamente. Siamo in chiusura. Quando l'allievo vince. Franco, scusa, siamo in chiusura. Bene. Purtroppo il tempo, ho detto che non era galantuomo, siamo in chiusura, non si canta più Bella Ciao sui balconi, forse si fischietta Addio mio bello addio, ricordando una canzone del periodo risorgimentale, no? Curtatone Montanara. Io vi ringrazio per la serata, ringrazio i nostri ospiti, maestro Franco Cappelletti e il maestro Ragosa Moreno. Grazie a voi. Ragosa, buon samurai a tutti, ci vediamo giovedì prossimo per la prossima puntata dedicata al Jiu-Jitsu. E soprattutto vi aspettiamo sabato per la ribattuta alle ore 14:15. Grazie ancora, benvenuti su Well Television, canale 231.